Buongiorno, bentornati al TG2000. Sull'orlo di una crisi nucleare mondiale, Kiev e Mosca decidono di trattare. Mentre l'Ucraina resta assediata dalle forze nemiche, il presidente Zelensky, pur scettico, accetta i negoziati con Putin. L'incontro si terrà a Chernobyl, al confine tra Ucraina e Bielorussia. Intanto sul terreno la guerra continua, si combatte a Kiev, Kharkiv, ma anche nelle campagne al sud-est, nel cammino che porta alla Crimea. L'ultimo bilancio del Ministero dell'Interno di Kiev parla di 352 civili uccisi, tra cui 14 bambini, e di 1.684 feriti dall'inizio dell'invasione russa. In fuga dalle città bombardate, centinaia di migliaia di persone, esplode il dramma dei profughi e degli sfollati. Minacciati dalle bombe e dai carri armati russi, alcuni di loro hanno già raggiunto i paesi vicini, come Polonia, Romania e Slovacchia. Ho il cuore straziato, tacciano le armi, è stato il monito di Papa Francesco all'Angelus di ieri. Il pontefice in piazza San Pietro cita la Costituzione italiana sul ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. E intanto in tutto il mondo si moltiplicano le manifestazioni in favore della pace. A Berlino, alla porta di Brandeburgo, in 500.000 sono scesi in piazza con la bandiera ucraina. Da Berlino a Madrid, da Amsterdam a Roma, tutti contro la guerra. In Russia chi protestava è stato arrestato per tradimento, si parla di 6.000 fermi. Alle Nazioni Unite oggi una nuova riunione del Consiglio di sicurezza. L'ONU ieri ha definito inconcepibile la situazione internazionale. La guerra in Ucraina sta producendo un'escalation inaccettabile, dice Biden, mentre il ministro degli esteri italiani Luigi Di Maio proporrà una tregua umanitaria per evacuare donne e bambini. Per la prima volta finanzieremo l'acquisto e la consegna di armi ed equipaggiamenti per un paese sotto attacco. Lo ha annunciato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, che ha aggiunto: vogliamo l'Ucraina nell'Unione Europea, intanto chiuso lo spazio aereo europeo ai voli con la Russia. Oggi pomeriggio riunione del Consiglio dei Ministri per valutare le misure per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina attaccata dalla Russia. Prevista anche l'approvazione di una norma che in caso di crisi nelle forniture di gas consenta di usare le centrali a carbone. E un appello per la pace arriva da Firenze, dove ieri si è concluso l'incontro sul Mediterraneo tra vescovi e sindaci di tutta Italia. Il cardinal Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha ribadito un forte no alla guerra in Ucraina. Possano i popoli del Mediterraneo, ha detto, essere testimoni per il mondo intero di una pace possibile. E scende la mortalità per Covid in Italia, anche le strutture sanitarie continuano a sentire meno la pressione dei ricoveri. Sono oltre 30.000 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 144 decessi. Si scende al 17 di un punto percentuale l'occupazione dei reparti di area non critica da parte dei pazienti affetti da coronavirus negli ospedali italiani. Giornata di vaccinazione oggi in tutta Italia. Le prime dosi di Novavax arrivate sabato hanno raggiunto le regioni e già oggi sono previste le prime somministrazioni in Lombardia. Da domani al via anche in Liguria e nel Lazio. In arrivo altre forniture per circa 2 milioni di dose previste nel mese di maggio. Cresce del 12% la dispersione universitaria in Italia. Al sud lascia dopo il primo anno il 15% degli immatricolati. Al nord-est il 10% emerge dal monitoraggio e dalla valutazione periodica dell'ANVUR. Tengono medicina ed ingegneria, arrivano dal PNRR 250 milioni di euro per la riforma dell'orientamento e corsi di laurea flessibili.
E siamo al calcio, giornata intensa e ricca di capovolgimenti nella classifica di Serie A. Nel match clou della 27esima giornata il Napoli vince 2-1 all'Olimpico contro la Lazio e raggiunge il Milan in vetta. Stasera il posticipo Atalanta-Sampdoria. Con questo è tutto, vi lascio alla Santa Messa, l'appuntamento con il TG torna alle 12. Buon proseguimento di giornata.